cattedrale scozzese. Un strano posto dove sei. Ed eccoci qua, ritrovati con un ottavo capitolo, la tomba di Avery. Bene, direi che siamo praticamente arrivati a questo punto. Dobbiamo andare alla cattedrale per cercare di trovare, credo, un altro tesoro, se non vado errato. Adesso qui siamo con Sam e stiamo cercando di arrivare direttamente lì alla cattedrale che vedete qui davanti. Vediamo un po' che cosa ci riserverà almeno questo nuovo capitolo. Come ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Allora, stavo notando qua l'ambientazione. Non voglio nemmeno pensarci. Davvero niente male, cioè, guardate qua, è sbalorditiva. Quando ancora lavoravamo con lui. È davvero sbalorditiva, per non parlare appunto anche della neve che c'è lì, ma perché qua da queste parti almeno è soltanto erba, almeno. Allora, ispezioniamo bene un attimo l'area. Da queste parti credo che dobbiamo scendere fin laggiù, quindi ergo che dovremmo cercare di arrivarci. Credo da questa parte, se scendiamo da qua succede qualcosa oppure no. Ok, sì, abbiamo notato che si scivola parecchio e quindi direi sì, anch'io. Un motivo in più per non aver. Non credo di andare da questa parte. Vediamo un po', Sam. Un bel salto. Già. Un bel salto, sì. Scenderemo da un'altra parte. Ok. Quindi dove scendiamo? Perché dobbiamo andare da questa parte. Non saprei, perché è rischioso. Riponi ed estrae le armi con le freccette. Ok, e fin qua ci sono. Perché dovrei appunto riporre le armi quando noi in teoria dovremmo scendere e non automaticamente sparare. Quindi dove cacchio dobbiamo andare? Forse da quella parte. Sì, ok. Il problema è come arrivarci senza crepare. No, è rischioso. Un altro modo per salire, in modo tale che arrivi direttamente là. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Proviamo di qua. Yes! Abbiamo trovato. Bel colpo. Dove andiamo? Praticamente dobbiamo oscillare. No, non credo. Punto. Dobbiamo scendere. Prima non scendeva. Prendeva i comandi. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline? Cosa? Guarda. Ma non erano solo alla cattedrale. Oh cacchio, ci stanno sparando. Hanno teso un'imboscata. Che cacchio sono questi qua? Cioè, sono sbucati così dal nulla, senza preavviso, senza niente. È andata. Piacere nostro. Ok, abbiamo capito che dobbiamo fare molta attenzione perché potrebbero essere nemici da queste parti. Ok. Motivo in più per raggiungere subito il cimitero. Esatto. Diciamo che per il momento Uncharted ci stupisce in ogni capitolo. Perché non avete cercato fuori dalla cattedrale? Abbiamo fatto per un po', ma è un'area troppo estesa e se non sai dove cercare è come sparare alla cieca. O lanciare dinamite alla cieca. Speriamo che qua in questa base qui non ci sia nessuno. Anche se sarebbe troppo bello per essere vero, perché
Ho paura che ci riservi delle sorprese. Mona ci avevano diversi alloggi, ma il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Una posizione invidiabile. Attrezzature della shoreline. Almeno non ci sono soldati. Allora, aspettate un attimo. Proviamo un attimo a salire e vedere un po' che cosa c'è o non c'è. Se abbiamo fortuna, si faranno esplodere da soli. Che magari ci perdiamo magari degli oggetti, magari chiaramente dei tesori. Perché facendo tutte le cose di corsa, appunto, non ce le perdiamo. Ok, da questa parte non c'è niente. Da quest'altra parte neanche, credo. No, invece no. C'è questa cosa che deve spostare. Ah, cos'è? No. A cosa potrebbe servire questa cosa? Aspettate un attimo, ragazzi, perché sto cercando di capire. Abbiamo preso questo cassone. Però dovremmo praticamente portarlo qui. Perché dovremmo rompere sicuramente questa porta qua. E ok. Però come facciamo a rompere la porta? Che chiaramente siamo in discesa dall'altra parte. Bella domanda. Bella domanda. Allora, proviamo un attimo a vedere. Mo vediamo, vedete che ci perderò delle ore. Chiaramente soltanto perché non riesco a capire come cacchio si fa ad aprire questa porta. Più che altro che cosa serve questa cosa qua, questo cassone. Oppure se l'hanno messo così soltanto per bellezza. Quello è bello. Vorrei capire almeno questo. Ok, allora facciamo così. Evidentemente non serve a niente, ed è messo solo lì. Così, d'esposizione, in sostanza. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo aprire questa porta qua. E ok. Arrampicandoci non possiamo. Perché da queste parti non ci sono... Ah, aspettate un attimo, aspettate un attimo. Scommettiamo che... Forse dinamite? Sì. Oh yes. Dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? Ah, aspettate un attimo, meglio allontanarci, va. Meglio allontanarci. Ok. Via. Kaboom! Hai fatto... Ma prendiamone un'altra, va. Così, vabbè, adesso abbiamo quattro dinamite. Per sicurezza, almeno, dai. Guarda, c'è un passaggio sul tetto. Non puoi spingermi così in alto. Ah, aspettate un attimo. Ok, ecco che cosa serviva la cassa gialla. Praticamente dovevamo raccogliere della dinamite in modo tale da poterci aprire questi portoni qua di legno, che chiaramente ormai sono andati. In modo tale che adesso possiamo tranquillamente prendere questo e portarlo. Genialata assurda. Davvero. È una genialata. Davvero. Portiamola per uscire da quell'edificio. Si fa sempre più intrigante, chat. Ok, perfetto. Emo. Ah, vabbè, lo prendiamo da questo lato. Chiaramente Sam, grazie per non ci dare neanche una mano, niente. Aia, abbiamo ospiti? Oh cazzo. È vero. Quanti ne abbiamo però? Uno, due, il secondo che stava scendendo, tre. Per un pelo. Ma... merda. Cos'è stato? Dobbiamo cercare di far fuori questo qua senza farci vedere. Dove sei? Aspettiamo che si giri. Se no. Ok. Andato. Intanto prendiamo i proiettili. Ce ne sono due. Cacchio. È andata la bocca. La furtività non è andata a buon senso.
a buon fine, scusate, non so neanche io come sto parlando. Porca miseria. Allora, c'era qualcuno che sparava, però porca miseria. L'ho fatto volare così senza volerti, ho fatto volare sparandoti. Qualcun altro? Dove diavolo sono andati? Ok, dividiamo. Merda, li vedo. Il caos, ragazzi, scusate se non state, sicuramente non starete capendo un cacchio perché la visuale sta andando molto a cavoli suoi. Ok, senza guardare. Porca miseria, cos'ha quello in mano? Possiamo salire di qua, pazienza. Cioè, in sostanza stiamo facendo praticamente tutto io, perché sembra non sto facendo quasi nulla. Boh, ok. Purtroppo la furtività è andata a farsi benedire. Quindi abbiamo dovuto fare un bel po' di casino per cercare di liberare la zona. Allora, ritorniamo qua alla nostra cassa e cerchiamo di posizionarla all'interno quell'edificio ormai rotto, cioè ormai sfrantumato, sperando che appunto non arrivino altre guardie. Per questo cerchiamo di darci una mossa. Oh, scusa, ti sono passato sopra con il carrello e me ne sono accorto. Forza, dopo. Ok, scommetto che dobbiamo andare da quella parte. Rampino. Ok, andate. Oh, perfetto. Adesso dobbiamo cercare. Ok. Ah, dobbiamo arrivare lì. Perfetto. Porca miseria. Per poco cadevamo giù. Va bene. Tu seguimi. Posso agganciarlo. Ok. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. E ce la si fa, tranquillamente. Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa. D'accordo, allora vediamo. Un altro, no, è quello di prima. Dobbiamo arrivare là sopra. Hai poco stile. Ok. Ah, dobbiamo arrivare là, ci sono appunto altri appigli. Ecco. Ok. Sam, c'è una scala. In poche parole, noi stiamo scalando tranquillamente una montagna come se nulla fosse. Dobbiamo aspettare Sam. Ok. No, anche perché non possiamo interagire fin là sopra, quindi abbiamo bisogno per forza di una mano. Dai, ce la puoi fare, Sam. Dai. Grandissimo. Scusa, Sam, mi vuoi lasciare qua? Ti tiro su. Ah, ok, perfetto. Ci tira su dall'altra parte. Ci sei? Non lasciarmi, fare brutti scherzi. Grazie. Mi piace molto questa ambientazione. Eccolo lì, il dormitorio dei. Doveva essere sincero, molto molto suggestiva comunque sia, per il fatto anche dell'arrampicata e anche l'aria è molto bella. Davvero mi piace molto. Non che le altre aree che abbiamo visto, almeno per il momento dall'inizio del gioco, non mi siano piaciute. Però questa qua, essendo molto più all'aperto,
Mi sta piacendo veramente un sacco. Credo che dobbiamo scendere. Ok. Però è divertente. Di nuovo. Qua mi sa che scivoliamo e dobbiamo saltare allo stesso tempo, vuoi vedere? E infatti. È troppo divertente. Io che risterminassi. Va dove ti porta il vento. Porca miseria. E non hai sentito il resto. Vado a pisciare mentre tu istruisci la recluta. Devo fare attenzione a non farci beccare, perché chiaramente la furtività non è nel nostro campo. Ma possiamo salire oppure no? Non possiamo Non salire. avevamo più motivo di restare. Ok. E il generale? Non è durato una notte. Cinici bastardi. Come dice una. Gli affari sono affari. Che figata! Che figata! Non dirmelo. Siamo in due, dai. Vai a sinistra. Tu prendi quella a sinistra e io prendo quella a destra. Ok, perfetto. Cerchiamo di continuare così. E infatti, cerchiamo di continuare così. Allora, da quella parte non c'è nessuno. Da questa parte, invece, credo nessuno. Ce n'è uno laggiù. Però facciamo attenzione. Perché magari può essere che arrivi così all'improvviso. Ok. È un po' rischiosa adesso sta zona. Proviamo un attimo. Ok, siamo sempre nell'erba, eh. Però c'era quello lì. Quello là, dobbiamo prenderlo tranquillamente. Mi segnala che c'è un fucile a pompa. C'è un fucile a pompa, scusate, un fucile di precisione. Da quello che sto vedendo. Perché sto usando il rampino? Ok, eccolo lì. Eccola là! No, avevo sbagliato. Allora, dobbiamo arrivare dall'altra parte che c'è l'erba alta. Ok, questo è andato. Quello lì chiaramente adesso farà il giro. Arriverà chiaramente al punto dove era prima. Noi appena si gira andiamo quella dove c'è l'erba alta lì davanti a noi. E appena si gira lo prendiamo da dietro e lo uccidiamo. Però dobbiamo fare attenzione perché qua ci sono due guardie in teoria, tra cui uno che è praticamente su. Sull'edificio, sull'altura, scusate. Vedete, è qua. Ok, mi sa che dovrei fare una cosa molto veloce. Porca miseria! Un momento. Porca puttana, ecco, è andato tutto a puttana. Ok, e fin qua. Porca miseria! Ho fatto una cacchiata, mi sa che oggi la furtività non è nel mio campo. Allora. Ok. Dov'è l'altro? Ce n'era un altro qua sopra. Porca miseria, stava andando così tutto bene. Ho sbloccato così un trofeo, tra l'altro. Grazie, chiaramente però sto sparando così alla molto alla rinfusa, cioè senza guardare, chiaramente. Non lo so, per me la furtività a volte mi riesce, a volte no, e sono molto più uno d'assalto, ecco, diciamo. Ok, l'ho visto, eccoti là. Stai, sei? Ce n'era un Ah, altro, scordatelo! non so dove. Dove credi di andare? Sono tosti. Dov'è? Vedo sparare, vedo colpi, però non riesco a capire dov'è.
No, ti ho visto, eccoti qua. È stato movimentato. Parecchio movimentato. Forza, diamoci una mossa. Va bene. Allora, proseguiamo. Qua noi stiamo andando sempre più in alto, chiaramente. Quindi le cose si fanno anche sempre più difficili, sia per, soprattutto per scalare le montagne qua. Allora, speriamo, arriviamo qui tranquillamente. Ok, dobbiamo salire, no, dobbiamo scendere. Alpino. Perfetto. E via! Yuppie! Aia, aia. Allora, bilanciamoci bene e arriviamo fino a qua. Ok. Perfetto. Dietro quelle mura. Ok, dobbiamo arrivare fin là. Credo che dobbiamo scendere, perché dobbiamo fare il giro. E sicuramente qua dovremmo far fuori queste altre due guardie senza farci beccare. Perfetto. Hai idea di cosa ti potrebbe fare Nadine? Come facciamo? Mi farebbe a pezzi. Esatto. Rendi fiato, fai due passi per calmarti. Se almeno si girassero, ma quello più che altro, quello davanti a noi si volta. Ok, era proprio quello che volevamo. Però ce n'è un altro, anzi, ce ne sono tre in teoria. L'americano non si sta facendo molti amici. Adesso si è messo a parlare con quello. Questo qua se viene dalla nostra parte. Siamo belli che a posto. Ok, dai, vieni qua. Attenzione. Cacchio, si è messo proprio davanti a noi, chiaramente. Devo andare avanti e lui si è messo proprio davanti a me, tranquillamente. Ok, adesso, forse adesso. È volato di sotto. Scusami, non volevo. Davvero? Nata, devi salire qua. Non è che è difficile come cosa. Aspetta, ce ne sono altri. Ok. Scuso, pure te, non volevo. Oddio. Sta cosa di calciare i nemici da dietro e buttarli giù, però mi piace un casino. Non so voi, però è una cosa troppo bella, mi piace. Dobbiamo arrivare fin là. Guarda che panorama. Wow. In effetti c'ha ragione, Sam. Guardate che bel panorama che ci si presenta davanti a noi, in effetti. Ma non per questo ci sta sorprendendo sempre di più, perché altro a livello di ambientazioni, di aree da esplorazioni è una cosa impressionante, davvero. Solo che c'è un problema. Adesso come faccio ad arrivare fin là? Non mi dire che devo saltare solo fin là perché ho paura. No, infatti ho fatto una cazzata. Porca miseria, ho fatto una cazzata, scusate. Io se non muoio in un gioco non sono io. Allora, non ditemi che devo rifare. No, praticamente sono morti. Stavo andando così tutto perfetto. Ok, abbiamo capito che non dobbiamo andare da quella parte. E ok. Però credo che dobbiamo arrivare fino a... Ok, forse ho capito. Niente. No, perché ho sparato? Porca miseria. Non so, oggi va così. Tra la prima morte che abbiamo fatto, tra uno sparo e l'altro, tra il fatto della furtività che non ci viene, siamo quelli che siamo messi nei casini.
Forse vuol dire che devo arrivare qua. Ok, qua ci sono. Arrivare a quella sporgenza sperando che non ce ne spezzavo, spezzavo. Ok. Ah, per, boh, così. Per puro caso. Per botta di culo più che altro, ragazzi. Cioè, perché sono arrivato proprio per botta di culo. Ok. E fin qua ci siamo, eh. Adesso dobbiamo arrivare da quella parte. Il che automaticamente mi fa capire che dobbiamo saltare da una parte all'altra per arrivarci. E difatti fu così che ci arrivamo su questa altura. Però io continuo sempre a sentire dei bot, sì. Un'altra discesa veramente, cioè, questa sembra un po' più stanno facendo saltare un po' il po' di cose con la dinamite. Porca miseria, dobbiamo arrivare fin là cercando di non crepare, chiaramente. Allora, partiamo di qua. Ma merda, cazzo. Ok, ok, perfetto. Lo farò anch'io. Ok, meglio del bungee jumping. Hai mai provato il bungee jumping? No, ma questo è sicuramente meglio. Dato il salto è andato a vuoto, così. Dunque, è andato a vuoto. È così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni. Mo? Dobbiamo arrivare là. Cerchiamo di prendere bene la avvelenamenti. Velocità, ok. Ce l'abbiamo fatta. Se vabbè, mo? Vuoi dire che dobbiamo scendere e dobbiamo fare. Dobbiamo arrivare là per poter salire da quella parte? Dai, non ci sto credendo. Ok. Vabbè, fin quando si tratta di fare queste cose qua, ci può anche stare, perché viene alquanto facile. Però il casino adesso è, devo saltare fin là, ce la fa? Spero di sì. Sì, sempre per botta di culo, eh. Sempre per botta di culo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Meno male. Dobbiamo arrampicarci ancora per superare la gola. Però siano finite le discese. Ho le mutande piene di ghiaia. È piena di discese, però non può, non ce la faccio, dai. Lì c'è l'ingresso del dormitorio. Però aspettate un attimo. Ok. Sì. Mo? No, non ci arriva fin là, dai. Non ci crede, non ci può arrivare. A parte che non so più che altro dove cacchio devo andare. Il problema è quello. Aspetta un attimo. Ok, vedo queste due. Ok. Ok, perfetto. Più che altro bisogna fare molta attenzione e guardarsi attorno, perché ci possono essere degli appigli. Appunto, è quello che sto cercando di capire da quando ho iniziato a esplorare quest'area qua. E difatti ce l'abbiamo fatta. Adesso la cosa è, te la senti? Cosa devo fare? Non ho capito più che altro dove. Ah, ok, ok. Madonna mia. Ma è sempre più un'ansia, porca miseria. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati qua all'entrata del dormitorio. Però sembra l'abbiamo perso. Dove cacchio è finito? Ah, eccolo, sta arrivando, sta arrivando.
Grandissimo. Questa cosa comincia a piacermi. Sì? Una mano? Grazie. Coraggio. Ok, non ci sono tesori perché sapete, in Uncharted ha praticamente questa cosa dei tesori. Mi ha segnato un appunto nel diario. Controllo per consultare il diario. Sepolcro di Henry Avery. Figata. Ok, perfetto. Siamo arrivati qua al dormitorio. I dormitori, chiaramente. E va bene. Cerchiamo la tomba. Ah. Ehi, Nathan. Un po'. Guarda qui. Ci sono un paio di sciabole. Come la pergamena della croce. Maledate, no. Beh, una in meno. E altre 1000 da controllare. Ah, dobbiamo praticamente trovare la tomba che ha come simbolo questo. Ok, ok. Anche se lo ruotiamo non ha niente. Dobbiamo cercare questo simbolo qua. Ok. Ok. Almeno. Sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche tomba. Ci sto. Il problema appunto adesso è trovarla. Così a bruciapelo. No. Andiamo quasi. No, non è la tomba che stiamo cercando. Questa non ha il teschio e le ossa incrociate. E ok. Questa qua non è. Ehi, guarda qui. Tempus edax rerum. Il tempo divora tutto. Certo, solo gente allegra qui dentro. Non perdiamo tempo, Sam, su queste cose. Non è neanche questa, perché se non vado errato deve avere un teschio. Un teschio. Vabbè, due spade così. La data è 1659-1699. Ok. Questo ha... No, questo qua non ha neanche il teschio. Non è questa. No, neanche questa. No, perché ha le spade rivolte verso l'alto. Forse questa. Sì. Le spade corrispondono. E anche l'anno. Sam, vieni. Hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Lo pseudonimo di Avery. Eppure il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Vero, il teschio dovrebbe essere... Di profilo. Di profilo. Che cos'è? Allora, te la senti? Da parecchio che sono pronto. Si è aperta così la catacomba. Boh, andiamo a esplorare. È una cripta. Porca miseria. Cripta nascosta dietro una porta segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. Incrociamo le dita. Deve essere molto, molto, molto vecchia questa tomba, difatti. Oh, oh. La banda al completo. In effetti è vero. Gesù, Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Ah.
Sam c'ha la nuvoletta. Avery aveva un debole per Santisma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britannici. All'epoca era una condotta da gentiluomini. Che gentiluomo. Allora, consultiamo un attimo il nostro taccuino. Da sinistra a destra, dall'alto in basso. Riceviamo il giusto per le nostre azioni. Oggi sarei con me in paradiso. Vabbè, io resto qui. Voi divertitevi. Disma, ladrone buono. Gesù e Gesta, ladrone scemo. Da sinistra a destra, dall'alto in basso. Ok. Quindi, da sinistra... Ah, una specie di lanterna. Ehi, ciminiera, qui serve il tuo accendino. Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Grazie, padre Duffy. Beh, niente male. Luce arriva dall'altra parte della parete. Andiamo un po' da questa parte. Ok. Da sinistra. Beh, diamo un'occhiata. A destra. Ah, posso orientare le luci. Ehi, guarda un po'. Aspettate un attimo. Ok, no, niente. Da sinistra a destra. Perfetto. Porca miseria, però. Ok. Per questa parte invece. Wow, collega i puntini. Ah, dobbiamo cercare di allinearli, però. Sperando che. Porca miseria. Capito, però porca miseria, non si allineano. Oh, e dai, mannaggia la miseria. Forse ci siamo. Deve allineare entrambe le luci con una stella. Sì. No, ma ne manca un pelino. Porca... Aspetta un attimo, se li ruoto. Ah, ok. Dai, mi lo stai per illuminando, dai, che cacchio. Dai, 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 ma lo stai illuminando. Ma dai, ma non ci sto credendo che sto perdendo del tempo su queste cose. Che porca miseria, si allinea, viene illuminato. Dai, ma davvero? Ma porca! Dai! Oh, non è difficile. Ok, proviamo a tenerli così. Vabbè, ok, però porca miseria! Aspettate un attimo. No, non credo neanche qui. Non credo che bisogna. No, non ci arriva neanche. Quindi credo che sia così. No, non ci arriva. Quindi. Da sinistra a destra. Che sia questo così? No, non ci arriva. Quindi. Allora, aspettate un attimo, eh. Piuttosto che perdere tempo, perché sto perdendo tempo qua. Mi dice da sinistra a destra, dall'alto in basso. Aspettate un attimo. Sto perdendo tempo, non ci sto davvero credendo. Ok.
Questi qua credo che siano così. Almeno credo. No, neanche. Porca puttana. Qui tornerò dopo. Porca miseria. Allora, qua è giusto, perché altrimenti non mi avrebbe fatto fare assolutamente niente. Quindi, dai. Ok. Da sinistra verso destra. Così va bene. Andiamo così. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Almeno, credo. Ok, vediamo che succede. Apriti, Sesame. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. No, ma... le vedi quelle croci? Sì. Ehi, ma è una caverna, lì sotto. Sì, penso che Avery ci stia indicando la strada.